sindaco del De oggi a Pompei per essere vicini ancora una volta ai lavoratori in generale, in particolare i lavoratori del comparto turistico. Quando si potrà uscire da questa situazione di difficoltà? Da questa situazione di difficoltà si potrà uscire solo con un impegno serio da parte del governo. Io ho incontrato il ministro Garavaglia mercoledì scorso e l'ho trovato molto deciso nel portare avanti questa linea. Naturalmente per la prima volta dopo tanti anni abbiamo un ministro del turismo, perché prima c'era il ministro della cultura e del turismo, ma non è possibile che un paese come l'Italia, che dovrebbe vivere per l'80% di turismo, non aveva un ministro del turismo. L'ho trovato molto deciso. Abbiamo dialogato per quasi un'ora su quelle che potevano essere le problematiche. Naturalmente il problema del turismo non colpisce soltanto le isole minori, ma colpisce tutto il comparto italiano, in particolar modo la regione Duc Campania, perché la regione Campania vive per il 70% vive di turismo. Naturalmente la categoria che soffre di più in questo momento sono proprio i lavoratori stagionali, insieme alle aziende logicamente, ma per i lavoratori stagionali la situazione è ancora più dura, perché nel 2020 hanno finito i risparmi del 2019 e oggi ci troviamo nel 2021 non all'inizio dell'estate, ma ci troviamo già in estate inoltrata, perché noi eravamo abituati con un turismo che partiva a marzo e finiva alla fine di ottobre. Ci troviamo a maggio, le vaccinazioni ancora devono essere effettuate per dare una copertura al 100% a questo settore. Quindi ci deve essere un impegno forte per dare copertura a questo settore, perché è un settore in ginocchio. E ripetiamo, insomma, la voce del turismo in Campania è una voce importante. Leggevo uno slogan, deve essere il Covid a morire e non il lavoro, è giusto questo. La possibilità di lavorare c'è, naturalmente ci vuole un forte impegno da parte del governo, perché deve avviare immediatamente una politica economica, una politica fiscale, perché di sussidi non si potrà vivere. Continuare con questi sussidi significa soltanto indebitare il nostro paese. Dobbiamo far diventare produttivo tutto quello che noi abbiamo. La materia prima ce l'abbiamo, abbiamo bisogno di questo forte impegno per mettere in sicurezza il settore da un punto di vista dunque sanitario, e dobbiamo assolutamente partire con una campagna di stampa come ha fatto la Grecia, dove ha cercato di far capire che le isole greche sono Covid free. In realtà non è vero, stanno facendo un'azione di marketing molto forte. A me da alcune informazioni risulta che solo qualche isola, forse Castello Rizzo, è riuscita a fare una vaccinazione un po' più alta rispetto alle altre isole, ma ci sono situazioni in Grecia che stanno peggio di noi. Però noi dobbiamo dare un segnale forte, perché l'Italia è stata sempre il paese nel Mediterraneo che ha fatto sempre il maggiore turismo, quindi noi dobbiamo riprenderci questo nostro ruolo che è molto importante. Non vogliamo, ripeto, assistenzialismo, perché l'assistenzialismo non ti dà continuità. C'è una situazione che è veramente molto tragica, perché ci sono lavoratori che sono costretti a togliere i figli dalle scuole, che sono costretti a togliere i figli dall'università perché non riescono più a mantenere. Più forte ancora è la situazione naturalmente sulle isole minori. Speriamo di risolvere presto questa situazione. A breve dovrei rincontrare il ministro Garavaglia, probabilmente nel tardo pomeriggio, e porteremo noi avanti ancora questa nostra linea. Il turismo è un settore importante.